Abbiamo seguito pedissequamente quanto previsto dalla Costituzione, chiediamo le 23 materie, abbiamo rinforzato la nostra richiesta con un referendum al quale hanno partecipato 2.328.000 aventi. Direi che ci siamo, adesso spetta al Governo decidere di inviare in Parlamento la bozza e ne accettiamo anche una discussione. Indietro non si torna. Il Veneto tiene ferma la richiesta di autonomia con competenza sulle 23 materie elencate in Costituzione. Zaia lo ribadisce alla consulta del Veneto per l'autonomia davanti ai rappresentanti del mondo politico, economico, accademico e sindacale del Veneto, dove si è fatto il punto della situazione. Penso che se si decidesse la procedura della preintesa firmata tra Governo e Regione Veneto, questa preintesa potrebbe andare velocemente in Parlamento e iniziare una discussione, quindi anche prima delle europee. Questa ricerca sempre della deadline, dell'ultimatum, non mi trovo tanto appassionato. Dico che il dibattito con una vera e propria riforma come questa ci vuole. Dico a tutti che noi siamo sul pezzo, non si è assolutamente rallentata la macchina, tanto è vero che, come vedete, il dibattito c'è tutti i giorni. Un percorso che potrebbe essere illustrato al ministro Stefani nel corso di un incontro convocato giovedì, al quale parteciperanno anche i presidenti di Lombardia ed Emilia-Romagna. Le 23 materie sono scritte e elencate in maniera puntuale in Costituzione. Quanto alla norma finanziaria che abbiamo definito con il MEF, è una norma assolutamente rispettosa delle altre regioni, non è una secessione dei ricchi come dice qualcuno, anzi invito tutti ad andare a leggersi la norma e a leggere quello che chiediamo. Zaia non teme che il processo verso l'autonomia possa essere ostacolato da polemiche interne alla maggioranza di governo. Io ho fiducia della maggioranza, visto considerato che è rappresentata da due partiti che hanno sempre sostenuto l'autonomia, l'ha messa nel contratto di governo e l'hanno anche messa nel DEF. Dall'altro, se si continua a parlare della secessione dei ricchi, invito tutti ad andare a leggere, perché non è così. Cioè, dire scemenze le si dice solo perché non si vogliono affrontare i veri problemi, e la secessione dei ricchi rischia di diventare un alibi per qualcuno.